Buongiorno ragazzi, volevo dire calma innanzitutto perché il Napoli ha perso, è vero, però cambiato a lungo, ci sta la, cioè, prima o poi si deve perdere, anche se ieri si è perso in maniera abbastanza beffarda perché ieri il Napoli ha giocato una buona partita, soprattutto il primo tempo, un sontuoso primo tempo, che solo se il Napoli avrebbe vinto 3-4-0 il primo tempo, nessuno avrebbe 4-1 il primo tempo, nessuno avrebbe contestato niente perché il Napoli è una grande squadra, però... Secondo tempo c'è un po' disunita, è venuta fuori un po' la Lazio che ha saputo su contropiede specialmente farci male. In difesa non è troppo alta. La difesa è l'unico pecca di questa squadra che senza Kim sembra un po' gli equilibri si vanno a farsi volte, solo Rachmani non può mettere pezze ovunque. Quindi la difesa preoccupa, anche perché il calciomercato non mi è piaciuto proprio quest'anno. L'anno scorso c'è stato la Spadori, Kim, Kvaratskhelia, questo quest'anno sto calciomercato per il momento sembra appena sufficiente e ci vuole qualcosa in più a livello di difesa, qualche nome affermato, non dico un top player, però uno già navigato, aspettando la crescita di Stonatan, che sicuramente non lo giudico perché non l'ho visto all'opera. Cast One qua la prima partita è sembrato un po' insicuro, non come Kvaratskhelia che quando è entrato ha fatto la differenza subito in Serie A, anche se Kvaratskhelia è un po' sceso, ormai è prevedibile, così come Osimhen ieri è stato appena sufficiente perché si è mangiato dei gol assurdi. Doveva far meglio. Uno come lui che prende quei soldi ci si aspetta qualcosa in più. Però vabbè, succede. La partita stregata, capita perché giustamente quando la partita si indirizza come il Catania col Crotone, il Catania ha messo due pali, una traversa, si è scippato i gol e poi il Crotone al primo tiro ha fatto un gol. Così come Napoli con la Lazio, tutti e tre tiri da Lazio, due gol e Napoli ha fatto 20 tiri. Un gol fatto sullo specchio, significa molta imprecisione e dietro balliamo un po', però tranquilli perché c'è già gente che dice Garcia out, critica la società, critica il suo allenatore, che a me non mi dispiace, anche se non mi fa impazzire rispetto a Spalletti, anche Spalletti è stato criticato, c'è tempo per poter amalgamare la squadra, per migliorarla e stiamo attenti a non dare giudizi affrettati, no facciamo figure di merda. Quest'anno io voglio stare tranquillo, voglio, non voglio, anche se la sconfitta mi ha fatto molto imbestialire per come è arrivata, perché se Napoli avrebbe meritato di perdere, cioè, stare prima di dire, vabbè, Napoli fa giocare una merda, la Lazio ha fatto la sontuosa partita, la Lazio non è che ha giocato mai, ha fatto la sua partita, quella che doveva fare la sua partita contro questo Napoli, è solo che ha concretizzato, invece noi, anche perché noi abbiamo un portiere, Meretti non mi entusiasmo, adesso non dico che è scarso, però anche fu un campione, perché... Là, soprattutto il primo gol, sul primo palo devi coprire, invece là ha lasciato a desiderare la sua copertura sul primo palo. Però nessuno, siamo professionisti, non sono professionista, deve giocare in Serie A, quindi non posso giudicarlo. Però posso anche dire che poteva far meglio là, questo è il mio giudizio da tifoso. Chi mi ha impressionato in queste prime due tre partite è il Milan. Il Milan veramente sta giocando delle tre gare, ha fatto veramente un gran gioco. Giocatori che ne ho innesso sono messi a disposizione del mister, stanno giocando bene. E anche l'Inter sembra una squadra ben messa, ben fatta. Quindi secondo me stanno cambiando, si decide fra Milan e l'Inter, penso. Sono due squadre che danno più sicurezza e Napoli verrà dopo. Sono queste le squadre che hanno le prime tre. E poi Napoli va sicuro che donna lotta per lo scudetto, ma ancora è presto per dirlo, quindi è inutile fare giudizi affrettati. Tutto questo è proprio un campionato, forza Napoli.